È stata un'emozione incredibile, l'avevo sognato e stasera l'ho realizzato. Un'emozione indescrivibile, non ci sono parole, ho ancora la pelle d'oca a pensarci, sono contentissimo, siamo a un passo da coronare il nostro sogno, è bellissimo. Sì, forse sì, però secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, li abbiamo schiacciati dal primo minuto, poi c'è stata l'espulsione, ma comunque non ci ha intaccato più di tanto perché abbiamo affrontato bene anche il secondo tempo. Come ho detto prima, ci godiamo questo momento e poi da domani pensiamo alle prossime due finali. Ti ringrazio intanto, Dige, per le belle parole e da te ne faccio tesoro. Ho imparato guardando i giocatori più esperti, ascoltando i consigli del mister, acquisendo consapevolezza. Poi credo che le mie qualità siano venute fuori, ma ho lavorato tanto e sono migliorato. Sì, lo penso anch'io, siamo una squadra con tanti attributi e con un cuore grande. Oggi ci abbiamo messo il cuore, ma soprattutto anche la testa, perché abbiamo fatto una partita intelligente. Sì, avevamo fame, avevamo sangue negli occhi, arrivavamo sempre in 3-4 sul pallone e ha fatto la differenza. Avevo la pelle d'oca già a inizio partita, è stato bellissimo, è un momento che mi porterò sempre con me. È stato sicuramente il momento migliore della mia carriera finora. Ma non te lo so dire, sono due squadre fortissime, ma le affronteremo con grande rispetto, ma con grande consapevolezza nei nostri mezzi. E sarà una bella sfida. Dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata.